A differenza di molti altri interventi, io sono un curatore di edizioni di libri, quindi non darò un contributo dotto o letterario alla discussione, mi limiterò quindi a dare rispetto anche al titolo dell'iniziativa, che mi sembra molto calzante, Riscoprire la rivoluzione, un punto di vista che è il punto di vista mio e dell'organizzazione di cui faccio parte. E anche a partire da alcune cose che, molto interessanti che ho sentito dire sia da stamani e fino agli ultimi interventi. Ma mi sembra giusto partire da questo aspetto qua. Noi siamo a 100 anni dall'ottobre, giustamente, come è stato detto da molti, ci sforziamo come organizzazioni comuniste di andare a recuperare quelli che sono gli elementi fondamentali per noi oggi di quell'esperienza. Ma siamo anche a 100 anni di distanza nell'altro senso, cioè siamo a 100 anni di distanza dalla straordinaria eco politica e di influenza della società e dei movimenti di quello straordinario evento. E quindi ci troviamo oggi in una situazione data specifica, nel momento in cui le masse, il proletariato di cui abbiamo parlato, di cui abbiamo ricordato il protagonismo sia nell'ottobre ma anche in avvenimenti più recenti, sono state citate le rivoluzioni arabe piuttosto che la Catalogna, si esprimono globalmente nel mondo con la più straordinaria difficoltà da tanto tempo a questa parte, con una incredibile difficoltà a esprimere una propria punto di vista alternativo sulla società e a costruire una propria direzione politica alternativa rispetto alla realtà stessa. Questi sono elementi che sono sotto gli occhi di tutti anche nelle settimane che sono appena trascorse. Quindi io credo che sia importante sottolineare un aspetto peculiare del bolscevismo e di quella straordinaria generazione di rivoluzionari rispetto a come loro hanno riscoperto il marxismo rivoluzionario nel confronto con i loro annebbiatori, sommergitori di quello che era lo spirito rivoluzionario del marxismo e che era stato ingessato, mitologizzato, mitizzato, come è stato giustamente detto in molti degli interventi, a partire già dalla Seconda Internazionale e a partire da quel gruppo dirigente così influente, così potente nel movimento operaio di fine 800 e di primo 900, che aveva trasformato il marxismo, Marx, in delle figure del tutto inoffensive per il capitale e aveva rimosso il suo nucleo rivoluzionario originale. E io credo che Lenin, Trotsky e tutta quella straordinaria generazione di rivoluzionari abbia a tutti gli effetti compiuto una riscoperta della rivoluzione e del marxismo rivoluzionario, andando a scardinare tutte quelle mitologie che si erano create in decenni ed estrapolando il nucleo potente e sovversivo del pensiero marxista. In primo luogo, non avrebbero potuto agire negli straordinari mesi del 17 se non avessero rimesso al centro del loro dibattito politico la questione del potere, che era stata rimossa dal dibattito dei comunisti, dei socialdemocratici, della Seconda Internazionale e demandata a un futuro a venire, senza, al di là però della linea dell'orizzonte. E questo principio della questione del potere, la centralità che questo elemento ha assunto all'interno del dibattito e della costruzione della vita politica dei bolscevichi, ci dà, secondo me, l'occasione di vedere alcuni degli aspetti importanti. Innanzitutto, il fine ultimo, che è quello poi della conquista del potere da parte del proletariato, non viene mai nella storia reale, pratica dei bolscevichi, subordinato alla tattica contingente. È vero, come è stato detto, che i compagni hanno avuto una straordinaria capacità nell'adattarsi alle situazioni straordinarie, uniche e irripetibili che quella serie di fattori storici diversi e diversificati si sono concentrati in quell'anno eccezionale che è il 1917. Ma io credo che l'unicità del bolscevismo non stia nella sommatoria degli eventi unici che si sono sommati in un dato periodo
in una data presenza di alcuni straordinari e geniali dirigenti rivoluzionari, ma siano invece il nucleo potente di una teoria politica, che è il marxismo rivoluzionario del bolscevismo, che si è incarnata ed è stata costruita a partire dalla scissione, insomma a partire dalla costruzione del partito bolscevico, della frazione bolscevica fino a diventare il partito bolscevico, e che rappresentano quella in realtà la vera unicità di quell'esperienza, perché tutte le varie scelte tattiche, tutti i vari ripensamenti, tutte le straordinarie ammissioni di aver sbagliato poco tempo prima, non sono semplicemente la sommatoria della spinta delle condizioni oggettive, che pure era un elemento forte, presente e giusto da cogliere, e non era nemmeno un elemento di flessibilità estrema da un punto di vista del principio del partito bolscevico, ma era esattamente la capacità di saper collegare dialetticamente i bisogni immediati, che nel dato caso erano il pane, la terra e la pace, con il fine ultimo che era il socialismo. E anzi, la straordinaria capacità, non vi dico niente di nuovo, ma dei compagni bolscevichi, è stata esattamente quella di spiegare alla stragrande maggioranza del proletariato russo che se avessero voluto la pace, la terra e il pane, era il socialismo che andava fatto, perché la borghesia non aveva più niente da dare da questo punto di vista. E questo aspetto, il collegare i bisogni immediati con il fine, sempre però tenendo presente la questione del potere, è uno degli elementi di unicità che io penso oggi debbano essere riscoperti dopo un secolo, dopo tanti anni di stalinismo, dopo tanti anni di offuscamento, irrigidimento, mitizzazione, mitologizzazione. Ho sentito molte cose interessanti a questo punto di vista, io le condivido rispetto all'imbalsamazione che è stata fatta fisica di Lenin, che è diventata, ed è questa l'eredità dello stalinismo tutto sommato, dall'imbalsamazione fisica all'imbalsamazione mitologica di un'esperienza politica, ma riscoprire la verità della politica rivoluzionaria reale che quell'organizzazione ha costruito, con tutta una serie di caratteristiche che vanno ovviamente dalla questione del potere, alla questione dell'internazionalismo, alla questione del dibattito interno, è stato detto anche nel tuo intervento, no? La questione centrale della discussione all'interno dell'organizzazione e della straordinaria capacità di Lenin di ribaltare le posizioni quando il partito sbagliava, quando prendeva le posizioni codiste rispetto a quello che era la fase del momento. Ma tutto questo è stato possibile perché c'è un nucleo, io credo, che è quello che noi dobbiamo riscoprire. Ed è quello, per citare malamente a memoria imprecisamente Rosa Luxemburg, che è quello che noi dobbiamo distinguere dall'accidente dell'esperienza dei bolscevichi, quello che invece è permanente. E quello che è permanente sono la questione del potere, l'autonomia degli interessi della classe rispetto alla classe nemica, pur nei momenti di fronte, l'internazionalismo non come bandiera di solidarietà, ma come pratica politica. Il governo dei Soviet dava i titoli di ambasciatori per tirare fuori dalle prigioni i delegati degli altri paesi. Ma non è soltanto una questione di solidarietà, è una questione della straordinaria spinta rivoluzionaria che la rivoluzione d'ottobre ha dato in tutta l'Europa. Non sto a elencare le esplosioni rivoluzionarie che sono seguite all'ottobre. E io credo che se noi teniamo insieme tutti questi elementi, quindi la questione del potere, il collegamento del fine ultimo con i bisogni immediati, sempre in dialettica e mai in opposizione tra di loro, l'internazionalismo, l'autonomia delle ragioni della classe, noi estrapoliamo dalla nostra analisi storica della rivoluzione un elemento che ci permette di poter dire, anche alla luce non solo della tragedia delle rivoluzioni arabe, ma anche nella quotidianità di quello che sta succedendo in Catalogna, che non solo, come diceva sempre nella stessa citazione Rosa Luxemburg, il futuro appartiene ai bolscevichi, ma oggi c'è un disperato bisogno di questo tipo di politica rivoluzionaria, perché altrimenti, senza quell'alchimia straordinaria che è stata la fusione di straordinarie coincidenze, ma la presenza assolutamente non straordinaria
e non incidentale di un partito politicamente organizzato per compiere quella rivoluzione, noi continueremo a celebrare gli anniversari del passato e invece dobbiamo costruire le condizioni per celebrare gli anniversari delle prossime rivoluzioni. E questa cosa la possiamo fare solamente se ricostruiamo quel tipo di soggettività politica che ha determinate caratteristiche, che poi incontrerà delle circostanze di nuovo tutte particolari, assolutamente non ripetibili, ma esattamente perché non sono l'essenziale, le cose straordinarie che sono accadute nel 17 e la genialità di alcuni rivoluzionari o la fortuna di alcuni momenti, ma sono le caratteristiche fondamentali che il bolscevismo ha e che io ho sommariamente e brutalmente riassunto in 7-8 minuti, ma si potrebbe stare a parlarne per decenni. Sì, no, vabbè, tanto posso andare tranquillamente a chiudere. Sono queste, secondo me, ecco, insomma, il punto di vista che si poteva dare, senza parlare di un libro, perdonatemi, rispetto alla questione della riscoperta della rivoluzione. Quindi il nucleo politicamente rilevante del percorso rivoluzionario, che non solo è di straordinaria attualità oggi, per i problemi immediati che si pongono oggi alle straordinarie masse, quelle che sono in mobilitazione e quelle che subiscono oggi l'aggressione del padronato e della borghesia internazionale, ma che sono necessari per uscire da questa fase. E quindi il mio augurio è che noi continuiamo al di fuori, ovviamente, ma sono ovviamente benvenute tutte le situazioni di celebrazione dei nostri momenti emozionanti. Per me è molto emozionante parlare a un convegno davanti a tutti questi compagni in occasione del centenario. Ma al di fuori, in ogni caso, delle celebrazioni, il progetto politico della rivoluzione. È questo che dobbiamo costruire insieme per arrivare, possibilmente tra un po' di tempo, a celebrare non il centenario, ma il 10° anniversario, il 7° anniversario, il 15° anniversario. Grazie.